vi presenta Musica. In the Wild Wild West. Rolando Villazon mette in scena una gemma del repertorio del bel canto, ma in stile spaghetti western. Il versatile maestro di fama mondiale trasforma l'opera romantica di Gaetano Donizetti, Le Désir d'amore, in un set da cowboy degli anni 40. Un universo dai colori vivaci che ha stupito l'opera di Lipsia. Volevo dare l'idea del poter far credere tutto al mondo. Ci relazioniamo costantemente con il mondo del western, ce ne sono così tanti. Chi non ha mai immaginato di essere un cowboy o un apache? E poi arriva lo sceriffo. Questo è davvero un mondo che ci riempie di fantasie e immaginazione. Non avete mai visto un simile approccio per l'Elisir. Succedono moltissime cose sul palco, è come essere in un film. It's like a good movie. Rolando ha usato molti elementi dei clown e della commedia dell'arte, anche elementi molto antichi che fanno parte della mia cultura. Ci sono anche dettagli che arrivano dal teatro delle marionette. La storia ruota attorno a un fantomatico Elisir d'amore e alle vicende dell'umile contadino Nemorino, innamorato della bella Dina. Adina è una donna indipendente, molto forte. Penso che sia una sorta di femminista. Non lo dice, ma è anche innamorata. In questa produzione Adina è la star del film. Nemorino è davvero il grande amico della diva. Lui fa la comparsa. Il problema è che davvero non capisce cosa è reale e cosa non lo è. Quindi tutto inizia con Adina in una scena terribile in cui piange e lui arriva e dice: no, non piangere, hai bisogno di un fazzoletto, ma per favore non piangere. Cut! The guy just destroyed the scene. Una furtiva lacrima è davvero un momento delicato. Quando ascoltiamo la musica per la prima volta, questa ci dà il senso di tristezza o almeno di malinconia in qualche modo, ma le parole o il sentimento di Nemorino sono molto positivi. Come regista teatrale devi sempre trasmettere qualcosa. È meraviglioso poter creare bellissimi doni che ritieni valga la pena avere e regalare al pubblico, agli artisti, ai teatri e a tutti i soggetti coinvolti. Musica vi è stato presentato da Rolex.